Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici. Ci ritroviamo dopo un altro anno a parlare della stessa cosa, cioè dell'inizio del Festival di Sanremo. Quindi, ringraziandovi di ascoltarmi tanto e di guardarmi anche tanto, fra 3, 2, 1, il tema del giorno. Ciak! Ciak! Già ieri ho radiotrasmesso nel mio canale di Spreaker Santen Chan le mie impressioni a caldo, perché ieri è stata la prima puntata di Sanremo. Così noi tutti, italiani ed italiane, sappiamo perché pagare il canone della Rai, oppure ci abbiamo un motivo in più per non volerlo proprio pagare. A parte il fatto che adesso non si avvalgono per farti pagare il canone della possessione di un apparato radiotelevisivo, di un televisore. Adesso si avvalgono sull'allacciamento al servizio elettrico. Quindi tu paghi per guardare la tele soltanto perché hai la connessione elettrica. Prima bastava avere il televisore. Adesso invece basta usufruire del servizio elettrico. Quindi mi domando, se uno potesse scollegarsi dall'ACEA o dalla società che gestisce il servizio di distribuzione elettrica e mettersi i pannelli solari in casa, può così non pagare il canone della RAI? Può evadere il canone della RAI se non ha il servizio elettrico? Perché se è così, io a casa mia mi metto i pannelli solari, mi sgancio dall'ente erogatore di energia elettrica e non pago il canone. Ma adesso passiamo alle considerazioni sul festival che sono l'oggetto di questo video. In poche parole, in sintesi, per farla corta, riassumo tutto il mio pensiero filosofico su Sanremo, che ho già espresso in molti video precedenti e che ieri ho avuto il privilegio di radiotrasmettere nel mio canale Santen Chan di Spreaker. Sanremo l'ho sempre considerato una rottura di coglioni. Le uniche novità sono state: oh, non c'è più Pippo Baudo a condurre Sanremo. Poi non so, è stata la volta di altri. Io ieri, appena ho visto che cominciava, ho cambiato canale. Anzi, con lo Smart TV sono entrato in internet e ho visto i miei propri video, che è sempre meglio che guardare Sanremo. Sanremo mi sembra una pillola adulcorata da far mandare giù agli italiani per fargli scordare i problemi reali che il paese ha. Qual è la nostra politica estera? Qual è la nostra politica interna? Che politica abbiamo? Renzi chi lo ha votato? Lo vogliamo tenere al governo? Di quello non si parla. Adesso, per qualche giorno, gli italiani si rincrediranno, anche perché sarà impossibile guardare la Rai senza che ti rifilino Sanremo di qua, Sanremo di là, nei telegiornali, aprono con Sanremo. Nella vita in diretta parlano di Sanremo, nei blob parlano di Sanremo, ci sono dei programmi tipo Un giorno nella storia parlano di Sanremo, tutti i programmi, anche Uno Mattina, Pollice Verde, non so, sempre c'è Sanremo di mezzo. Poi il bello è che c'è il dopo Sanremo. L'unica cosa di differente rispetto a una edizione anteriore è che per il momento nessuno spettatore ha intentato suicidarsi. È successo, non so se nel 2013 o nel 2014, che prima ancora che iniziasse, quindi prima ancora che iniziassero a cantare, due spettatori si volevano buttare di sotto.
Se veramente lo facevano per questioni di estetica canora, allora spero che le canzoni di quest'anno siano migliori, altrimenti potremo assistere, a un suicidio di massa come quello di Jonestown, nella Guyana. Forse magari fra il pubblico inizieranno a distribuire bicchierini di plastico con succo d'arancia alla stricnina o al cianuro. Vi ricordate, no? Della seta di Jones, non so come, James Jones, e poi che si sono suicidati tutti, no? Beh, speriamo che Sanremo non prendi quella piega, anche perché è abbastanza settario. I big da una parte e gli esordienti da un'altra. Se li mettessero tutti insieme, perderebbero tutti insieme. Ma la vera canzone italiana si trova a Sanremo o è sparita del tutto? È mai esistita una vera canzone italiana? E la musica leggera può essere considerata vera canzone italiana? Non lo so. Ma sinceramente la cosa me ne può fregare di meno, che a me non me ne fotterebbe. Fra tutti i problemi che non riusciamo a risolvere, o che perlomeno attraverso i nostri politici delegati e suffragati dal voto, alcune volte pure dai politici che non hanno ricevuto voto, se loro non riescono a risolvere i problemi più importanti, perché non iniziano a parlare di quelle cose invece di metterci davanti Sanremo, Sanremo, Sanremo di qua, Sanremo di là, Sanremo di là? Poi quest'anno sembra che Beppe Grillo non ha comprato il biglietto per andare a Sanremo. Ha avuto un bel coraggio, perché di solito per andare a fare il comico a Sanremo lo pagavano. Quella è stata la prima volta che ha pagato lui per andare a fare il pagliaccio a Sanremo. Forse quest'anno invece si è comprato un biglietto del Circo Tony. Comunque Sanremo è sempre pieno di sorprese. Infatti non fanno altro che lanciare nuovi cantanti. Ogni tanto qualcuno magari sarà anche defenestrato, chi lo sa. Per sapere come ci trattano, come trattano noi italiani, come ci credono intelligenti, l'istruzione che ci vogliono propinare, l'informazione che ci vogliono dare, basta guardare la tele che ci proporzionano, i programmi televisivi. Sanremo è paradigmatico dell'ignoranza nella quale ci vogliono far vivere, facendoci credere che i cantanti prima di tutto siano di protesta, la cosiddetta protesta giovanile, che smuove più l'industria che non la coscienza della gente. E infatti Sanremo si continua a perpetuare sempre uguale. Ma voi credete veramente, ragazzi e ragazze che mi state ascoltando, che basta una supposta canzone di protesta per cambiare le cose? O che invece è una strategia di marketing commerciale per rifilarvi canzoni a voi? Magari passate tutto il tempo ascoltando le cosiddette canzoni di protesta giovanile invece di leggere libri e istruirvi sui reali problemi del paese. Così non servite a un cazzo, perché non protesterete veramente per quello che c'è da protestare. Spegnete Sanremo e accendete un libro, incluso di Howard Philip Lovecraft, perché è meglio leggere un libro di Lovecraft a guardare Sanremo. Oppure ascoltate musica vera, che è l'alternativa migliore. Io di più non posso dire, nel senso che ho già detto molto, e non voglio fare questo video troppo pesante, se no lo edito in troppo tempo. Però vi ho già detto che a Sanremo è tutto fritto e rifritto.
trito e ritrito. Conduttori per anni, come Pippo Baudo, tutto uguale. Tutte le solite scemate, le solite canzoni di protesta, fra virgolette, che cambiano il costume della gente, cioè che manipolano la forma di pensare della gente. Perché a Sanremo non si crea nulla, si pianifica commercialmente, culturalmente, si riprogramma la gente. Questa è la vera portata della moda nella musica: riprogrammare i gusti per continuare a vendere. Vi ho già detto quindi che è un ambiente falso, commerciale, che non ci sono canzoni di protesta a Sanremo, ma ci sono canzoni commerciali, che è meglio leggere un libro, che io non lo guardo mai, che mi sono rotto i coglioni che accendo la tele c'è sempre Sanremo, oppure nelle televisioni private, non vedo l'ora che finisca tutto. Ho fatto già un anteprima di Sanremo per dire le stesse cose. Io so che questo video non lo vedranno in molti, perché molti preferiranno guardare Sanremo, ma a me non me ne può fottere di meno. Però sentivo che dovevo girarlo, adesso lo vado ad editare e forse fra 2 ore starà già disponibile. E comunque vi ringrazio per tutti i video miei che guardate, continuate a seguirmi, io sono il vostro Santin Chan, a presto, ciao!